C'è un'aria diversa qua, c'è un'aria buona. Chiedo alla squadra continuità dopo domenica, dopo l'Aquila. E vorrei che la squadra ripetesse la partita dell'andata con un risultato diverso, dove perdemmo, secondo me, immeritatamente contro quella che è la squadra più forte del campionato e che farà di tutto per vincere il campionato. Basta vedere l'acquisto di Gigi Grassi, che è il giocatore che in questa Lega Pro sposta gli equilibri sotto tutti i punti di vista. Poi voi penso avete ben presente qui la Spalla l'anno scorso vinse con quasi questo organico più Grassi e tre giocatori castagnetti, vinse 5-1. Il livello della squadra è nettamente superiore. Io domani spero però che la mia squadra metta in campo idee, cuore, coraggio e se la giochi come all'andata, dove secondo me è uscita ingiustamente sconfitta. Però sappiamo che il livello della Spalla è superiore. Però un ragazzo del 96 debutterebbe domani. Ma può darsi che possiamo cambiare qualche cosa. Perché i centrocampisti sono Proia, Gargiulo e Vassallo. Gargiulo è mezzo e mezzo e quindi è difficile poter. Può darsi che possiamo cambiare qualche cosa. Lì abbiamo un'emergenza dovuta a tre squalifiche. E tutti e tre i titolari, e però e per di più giochiamo con la Spal, quindi dobbiamo essere bravi a ridisegnare, a vedere qualche cosina. Io ritengo che sia stato fatto un mercato di grande intelligenza e di grande equilibrio, mettendo in campo delle idee. Poi sarà il campo a giudicare, però è stato fatto secondo me un mercato condiviso in pieno. Ringrazio la società, il direttore, perché insieme abbiamo ricostruito qualche cosina e secondo me a maggio poi ne parleremo se tutta questa annata è stata sbagliata. Ho fiducia nella squadra, in questo gruppo che poi è chiaro, è ritornato a 20-21 giocatori preciso. Mi aspetto tanto in questa parte come stanno dandomi dall'inizio. Vediamo domani. Io ho fiducia anche in questi ragazzi che fino ad ora hanno debuttato. Noi domani potremmo giocare anche con 5 ragazzi del 95-96 in campo. Rovini, Proia, Gargiulo, Vassallo, Falasco, 93-94, quindi Lanini. Quindi è una squadra però ricostruita secondo me nello spirito. C'è un buon clima. E vorrei che questo la gente domani lo capisse, a prescindere che giochiamo contro una grande squadra che è la più forte. Ci metteremo cuore, coraggio e grande impegno. Sarebbe bellissimo poter regalare domani agli sportivi un pomeriggio con un risultato positivo. Ci metteremo grande cuore, grande impegno e sono convinto che tutti, quando usciremo dal campo, i ragazzi tutti avranno dato il 100% per la maglia arancione. Questo mi sento di sottoscriverlo.